E rieccoci, buongiorno. L'ho trovato. Ciao Venice, e rieccoci, buongiorno. Dopo una fantastica colazione riprende oggi il nostro cammino e la prima tappa sarà l'ultima tappa di ieri sera, sperando di non trovare 8 km, esatto, facciamo anche 16. Ci dirigiamo adesso verso la libreria Acqua Alta, vediamo di esplorare anche questo luogo. La nostra gondoletta c'è ancora? Però non ci sono i ragazzi che c'erano ieri. Vicoletto! Questo è quello che abbiamo fatto ieri, sì. Eh sì. È proprio questo. Poi laggiù, se non mi ricordo male, bisogna girare a sinistra. Sì. Vediamo cosa dice il Navi. Esatto. San Marco, basta, dai. Ci siamo stati ieri pomeriggio, ieri sera. E pensa che avevano messo 2 giorni di pioggia. Nuvole e pioggia. E invece ci è andata bene. Chiama la botte del culo. Dai. Sicuramente la situazione è più accettabile adesso. Cioè, ci abbiamo impiegato 10 minuti a arrivare qua. Dai, tranquillo, vediamo di arrivare. Devi essere un'eternità per arrivarci. Oceani, il bambino, dal concepimento all'adolescenza, astronomia. Ah, di tutto? Lì c'è un'enciclopedia.
di scienza e tecnica. Ah, ma anche di qua, guarda che roba. Sì, sì, tutto. Mamma mia. Cioè, è più alto di me, eh? Posso stare qua a fare la foto? Porca dio, quanti? Tutte le varie... Siamo da troppo nei zombie. Le sagre. Le sagre, i paesi. Le saghe. Andiamo verso l'uscita? Sì. Ma dammi 18. L'ho inquadrato prima. Ho permesso. Questo cos'è? Boh. Dai, buono. Siamo riusciti a vedercela. Bella, eh? Cosa abbiamo fatto? 20 secondi di coda? Perché comunque è piena adesso. Figurati ieri che c'era la coda che arrivava qua fino al vicolo. La libreria è là sotto. Da sotto, e qua c'è tutto lo stabile che l'accoglie. Ascolta, visto che siamo in tempo, andiamo a fare un salto a Rialto? Ah, prima di andare sulla... tanto cosa? Lì sì, sì. Lì appiccicato. Via. Quanto ne sta facendo? Ferma di qui. Vedi di là che il panorama è migliore, è sempre pieno. Niente, c'è già il full. La vedi? Sì, tra... Adesso andiamo lassù. Rialto è sempre il solito macello e trambusto di gente. Comunque sopra ci sono un sacco di negozietti e ne abbiamo approfittato per comprare anche una mascherina molto belligna. E adesso ci spostiamo al fondaco dei tedeschi e andiamo a vedere la panoramica dall'alto di Venezia, che è praticamente dietro a questi negozi qua. Ci vediamo là sopra. Ciao, buongiorno. Vediamo cosa
guarda. Dopo quando scendiamo gli diamo un'occhiata. Scale mobili. Tac, tac. Oh guarda che bello. Attenta Siamo in attesa di entrare alla terrazza. Se c'è solo su prenotazione, se non c'è la prenotazione non ti fanno entrare. Questo è l'ingresso e questa è l'uscita. Dai, che ho fretta. Meraviglia. Ma dimmi qualcosa di quei balconcini terrazze lì, non so come le chiamano da queste parti. Che bello. Guarda San Marco, la basilica, il campanile. Guarda. Nella sala dove c'era ieri. Ponte di Rialto, questo qua sotto, dove si vedono i due filari con dentro tutti i negozi e lato per lato più in centro ci sono le scale per salire e scendere. Questo qua è tutto il Canal Grande. Che vogliamo contare quanti che passa qui sotto. Quanti e prosegue. Sono tutte chiesa, sì. Ce n'è solo una marea. Guarda la stazione, siamo di là. Sì. Guarda un gabbiano di sotto. Ah, adesso lo so. È l'hotel dove eravamo noi. È lì così, eh. Dove ci sono i traghetti sì. Fermi. Sì. Ah, lì dietro nella viuzza, lì, appena dietro. Sì. Perché lì dove aveva fatto colazione? Sì. Veramente, veramente spettacolare. Questo assolutamente è da vedere. Fondaco dei tedeschi. Siamo a ridosso del ponte di Rialto, che è praticamente sotto di noi. C'è tutta la vista del Canal Grande. E da quest'altra parte tutta la città. Laggiù si vedono anche in lontananza le montagne e da quest'altra parte invece c'è Piazza San Marco, campanile e dietro agli specchi c'è, si vede anche la basilica, basiliche. È molto bello però con un sottofondo, eh? È diverso dal classico solito rumore a cui siamo abituati delle macchine, degli autobus, del casino della città, sa proprio di vacanza, il rumore delle barche. I clacson dei vaporetti. Tit. Gliel'hai chiesto a te di farcelo sentire? Tit. Niente, il nostro tempo è scaduto. Rinfiliamoci la mascheronzola e andiamo a visitare il centro commerciale, no? Visto che siamo qua.
amici, una foto sì, ma la scala con Trini al Bovolo ce la siamo un po' giocata. Prenotazioni KO. Ma l'ho mangiato bene. Mercato del pesce. Che bello che ho praticato. Altro. Anche là sì. Punta delle zinne. Carampane, le zinne, le tette. Mancano solo le chiappe, zio bon. Salutiamo Venezia. Ciao Venice. Ciao. Ciao. Salutiamo. Salutiamo a casa. E rieccoci, buongiorno. Cosa trovate? Mercato del pesce. Ciao Venice.